il Downtown East Side di Vancouver. In questa zona della città viene spontaneo non guardare in faccia le persone che incontri. Questo quartiere è noto per essere abitato dai più sfortunati e dimenticati da tutti. Tuttavia, anche qui ogni persona ha una storia da raccontare. Una storia sconosciuta che può sembrarci incomprensibile. Questa è la storia di Michael Galen, un uomo per il quale essere invisibile non è una novità. I've never really had a lot of friends. I was pretty much a ghost. Like, I was there, but very hard to see. Nel 1998 Michael si trasferì al Jim Green Residence, un centro residenziale per inquilini single e a basso reddito. 3 anni prima, suo padre l'aveva allontanato da casa, costringendolo a badare da solo a se stesso. My stepfather drove me to the train station. He bought me a ticket bound to Seattle, a one-way ticket bound for Seattle. And the last thing he said to me was, if you even try and contact us within 6 months, I will kill you. So. Ora Michael si ritrova a vivere in una comunità molto unita, in cui svolge un ruolo attivo, offrendo amicizia e sostegno agli altri residenti. I do my best to give back to the other tenants. Like, I am a member of the volunteer tenant board. The day before Welfare Day, I show a movie marathon type thing. Plus, there's one especially bedridden tenant of the building that, like, I do errands for her, or banking for her. I also do a lot of errands for some of the other tenants as well. Nel 1986, per Michael iniziò a cambiare qualcosa. Era tornato a casa dal ristorante in cui lavorava quando il patrigno gli chiese perché stesse zoppicando. Anche se stava camminando davvero in un modo strano, Michael non se ne rendeva conto. Il suo modo di parlare divenne man mano meno chiaro, il suo passo più incerto e spesso barcollante. Fu un momento terribile per imparare a vivere in maniera indipendente. Michael è stato visitato da 8 medici, compresi alcuni neurologi, e si è sottoposto inutilmente a dei test genetici. All I know is I have ataxia. I don't know what strain or type or whatever, but I don't care what kind I have, just because it's what I have to deal with, and that knowing what type doesn't make any difference on how it affects me. Secondo la National Ataxia Foundation, molte persone ricevono ogni anno una diagnosi di una forma sconosciuta di atassia. Queste forme sconosciute di atassia possono interessare qualsiasi fascia della popolazione o età e possono essere non genetiche o forme ereditarie di atassia. Con il progredire della ricerca, la classificazione delle atassie migliorerà e le forme di atassia attualmente sconosciute saranno più facilmente identificabili. Per questi pazienti che non hanno mai ricevuto una diagnosi precisa, il futuro e il modo in cui affrontare i sintomi rimangono incerti. Le reazioni a questa condizione possono includere depressione, confusione, rabbia o una generale perdita di fiducia nella medicina. Soffrendo di una malattia sconosciuta, le persone affette possono trovare difficile parlare della loro condizione, essere rifiutate da parenti e amici e non ricevere un adeguato sostegno economico. Man mano che l'atassia progrediva, Michael cercava dei modi per combatterla. Scoprì che quando si rivolgeva alla gente, la risposta più frequente a ciò che diceva era: «Cosa hai detto?»
Per migliorare il suo modo di parlare, iniziò a cantare con il karaoke. I would listen a lot to the conversation around me by the others in the bar. And then I would pipe up that I had something of my own. And the comment that I heard most often at that time was, "What?" And because of that, I decided to do the karaoke because I knew about Hank Williams. He had a very extremely bad stutter, but when he sang, it came out clearly. So I figured that it might help me out. Cantare il testo della canzone seguendo il ritmo della palina mantenne la sua mente e la sua bocca in sincronia. Michael cominciò a scrivere poesie per analizzare le sue emozioni e l'ansia degli ostacoli che doveva affrontare. Dopo anni passati a perfezionare le sue capacità letterarie, finalmente le sue opere furono pubblicate. Non una, non due, ma ben sei volte nella collana internazionale di poesia. Nel corso degli anni, le sue poesie gli sono valse medaglie e trofei. I call the poem One Man's Mountain. Onward he muddles through his troubled mind, alone but for a tenuous thread borne by a man he calls Dad. Yet through his turmoiled senses, a light he sees within himself, with which he may overcome all. And so, slowly, with gathering rapidity, he remembers to walk again, left, right, recalling the mechanics fueled by the memory of the wheelchair he left behind, wrestling through the quagmire of horrendous past events, step by painful step, extricating himself from the chains of past demeanors, pulling at the invisible ropes of justice and tenacity. Language becomes his weapon of choice, slaying monsters only he may know. Monsters once vanquished will set him free. Ma è stato soprattutto col ciclismo che Michael ha cercato di arrestare la progressione della malattia. Dato il suo scarso equilibrio, Michael usa una bicicletta a tre ruote che gli permette un maggiore controllo del mezzo. Pedala quasi ogni giorno e alcuni dei suoi viaggi più lunghi da una città all'altra superano i 25 chilometri. Michael pensa che il ciclismo, oltre alla forza fisica, favorisca la concentrazione necessaria per fare lavorare in sincronia mente e gambe. My trike was built in China. Somebody imported it from China and I bought it second hand from Bike Works down here in the east side. It came with a smaller front sprocket. So I changed that to a larger sprocket. And another alteration, I also added the cover over the back of the trailer in the back. I've gone halfway through Surrey. I cycled from my place to Alexander and Dunleavy all the way down to halfway through Surrey. And on another occasion, it only took me 2 hours to get from my place to North Road and Lougheed in Coquitlam.
the reason that I've been so easy to get along with is because I'm just myself. And you either like me or you don't. Take it or leave it, as they say. And most people like that, I guess.